Sì, sicuramente concordo con Alessandra, abbiamo perso un treno quando l'amministrazione PD decise di andare all'esproprio dell'Ares Grand Hotel piuttosto che trattare con un privato che avrebbe realizzato dei parcheggi. Quello scherzo è costato ai sangiorgesi circa 1.800.000 euro tra esproprio e realizzazione della piazza che vediamo oggi. E non sto a dire se è bello o brutto, ma non solo si è rinunciato a quei parcheggi sotterranei, si è anche rinunciato ai parcheggi in superficie perché realizzata Piazza Bambinopoli non sono stati poi previsti dei parcheggi in sostituzione alternativi a questi. Ecco allora che la città è decisamente congestionata nei parcheggi. Noi ci attiviamo subito come amministrazione, individuando ad esempio l'area dei ferrovieri a ridosso della sede comunale che otteniamo a titolo gratuito. Oggi invece questa amministrazione non è stata capace di rinnovare questa gratuità e i sangiorgesi pagano per quell'area a parcheggio. Ma abbiamo delle situazioni satellite, ad esempio quando avevamo il basket a Porto San Giorgio che richiamava gente, ugualmente trovavamo un'ulteriore area parcheggio in prossimità del palazzetto, ricorderei Marco. Come abbiamo aree a sud, a nord e all'ex ospedale da adibire a parcheggio, ancora di più, stavamo ragionando con le Ferrovie dello Stato per realizzare un parcheggio in centro a ridosso quindi di Via Verdi e della collinetta che porta la ferrovia. Le aree di intervento ci sono, chiaramente va fatta una pianificazione adeguata. Non si può pensare di continuare a ragionare per varianti, va fatto un nuovo piano regolatore per la città, siamo fermi a quello del 96 e tante aree sono inespresse e da lì devono derivare le risorse per reinvestire e lo farei con moderazione e concretezza. Il lungomare ci abbiamo lavorato, con la pianificazione l'abbiamo previsto, bisogna avere il carattere di dire a 3-4 concessionari che devono allinearsi. Punto. E un intervento su un'area già individuata di rimozione del verde, delle basse piantumazioni, non è nulla di incredibile o di trascendentale. Quindi io lascerei per il momento il lungomare così com'è, ma andrei dritto per la realizzazione della pedonale, con la collaborazione degli esercenti balneari perché ne beneficeranno anche loro. Sicuramente, dopo un mandato di investimenti così ricco come, questo, come sono stati gli ultimi 5 anni, ora è la volta del lungomare. Per intervenire sul lungomare serve un progetto. Serve un progetto da utilizzare ancor prima di reperire i fondi. Questi 5 anni mi hanno insegnato che occorre avere progetti pronti. Allora penso che il prossimo mandato debba essere caratterizzato da questo. Entro dicembre 2017 si deve avere un progetto per il lungomare. Poi si iniziano a cercare i fondi. Un lungomare i cui spazi esistono per avere contemporaneamente una ciclabile, un percorso carrabile e un percorso pedonale. Un lungomare che può iniziare con la pista ciclabile da sud, ovvero dal collegamento che deve realizzarsi insieme a Fermo sull'Ete con il ponte ciclo pedonale, per cui ecco lungomare come primo importante obiettivo con una progettualità da avere subito nei prossimi mesi. Dopodiché, logicamente, si deve cercare di evitare di ingolfare la nostra città con il traffico veicolare, 11.000 macchine residenti, di residenti più quelle che vengono durante l'estate o di coloro che frequentano la nostra città. Per cui cercare degli spazi alternativi ai parcheggi in centro, per cui andare a modificare il piano regolatore ove possibile. Per esempio, immagino una variante al piano regolatore per il comparto della proprietà che gestisce i beni delle Ferrovie dello Stato, per intenderci l'area del comune, dove andrebbero realizzati lì un numero almeno doppio Ci di siamo, parcheggi. sindaco. No, basta, nel senso l'altra C'è la domanda è quella sicurezza. sicurezza. Se Mi volete faccia la scorporiamo, rispondere, perché mi faccia. sono tre temi. Se preferite la scorporiamo, facciamo 2 minuti.